Buongiorno. In questo nuovo video prendiamo in esame l'anatomia macroscopica del sistema umano e andiamo a esaminare le strutture che lo compongono. Da un punto di vista generale possiamo identificare due componenti principali del sistema nervoso. La prima prende il nome di sistema nervoso centrale e la vedete rappresentata in questa figura in viola. È composto dal midollo spinale e dall'encefalo. Queste sono le strutture responsabili della recensione degli stimoli sensoriali, dell'elaborazione di questi stimoli e della generazione di risposte che andranno inoltrate alle strutture periferiche e quindi alla funzione di effezione. La seconda componente del sistema nervoso è nota come sistema nervoso periferico ed è qui rappresentata. Possiamo distinguere una componente somatica ed una componente vegetativa che include anche il sistema nervoso autonomo. Queste sono delle parti che vedremo in un video dedicato in cui prenderemo in esame più nel dettaglio l'anatomia e la fisiologia del sistema nervoso periferico. In ogni caso si tratta di quella componente del sistema nervoso che mette in comunicazione il sistema nervoso centrale con le strutture corporee e quindi rappresenta la via tramite il quale il sistema nervoso interagisce con il corpo e con il mondo esterno. Prendiamo adesso in esame l'anatomia del sistema nervoso partendo da alcuni cenni di biologia. Da un punto di vista embriologico, partiamo con lo sviluppo dell'embrione nello stadio a tre foglietti embrionali. Se ricordate dalle precedenti lezioni e registrazioni sull'embriologia umana, l'embrione sviluppa tre foglietti, tre strati cellulari, da cui deriveranno tutti i tessuti del corpo umano. Questi sono l'ectoderma, rappresentato qui in azzurro, il mesoderma, rappresentato qui in rosso, e l'endoderma, rappresentato in giallo. Quello che prenderemo in esame è l'ectoderma, e infatti sarà il foglietto embrionale che darà origine al sistema nervoso e alla cute. Sistema nervoso e cute derivano entrambi dal medesimo foglietto embrionale, e a ciò è attribuibile anche la stretta connessione che intercorre tra questi due sistemi. L'ectoderma, come vedete, rappresenta lo strato più esterno dell'embrione trilaminare e, in seguito allo sviluppo della notocorda, la struttura assiale che a livello mesodermico si sviluppa durante l'inizio dello sviluppo embrionale, va incontro ad un ispessimento a livello della linea mediana. La notocorda infatti induce proliferazione dell'ectoderma e l'ispessimento dell'ectoderma a livello della linea mediana prenderà il nome di placca membranica. Con lo svilupparsi della placca o della piastra neurale, questa andrà incontro a progressiva invaginazione e ad avvicinamento verso la notocorda. Lo vedete rappresentato qui nella figura A e vediamo come la placca neurale andrà a invaginarsi formando la cosiddetta doccia neurale, al cui apice troviamo le due creste neurali rappresentate in azzurro chiaro. La doccia neurale andrà ad invaginarsi verso l'interno dell'embrione sotto gli stimoli diretti dalla notocorda. Nella figura B vedete come la doccia neurale si è chiusa a livello delle creste, formando il cosiddetto tubo neurale e distaccandosi dal resto dell'ectoderma. Vedete come l'ectoderma, che è rimasto in sede, andrà a ricoprire la superficie esterna dell'embrione e andrà a svilupparsi nella cute. Mentre il tubo neurale e tutto ciò che deriva dalla placca neurale andrà incontro allo sviluppo che porterà alla formazione del sistema nervoso. Ulteriormente, lo vedete rappresentato nel pannello C, la cresta, le due creste neurali si distaccheranno dal resto del tubo neurale e andranno a migrare lateralmente ed in profondità e a differenziarsi dal precedente.
Questo farà sì che il tubo neurale si svilupperà nel sistema nervoso centrale, mentre la cresta elentale si svilupperà nel sistema nervoso periferico. Già qui vediamo come, seppur originando dal medesimo punto embrionale, il sistema nervoso centrale periferico origina da due componenti ectodermiche diverse, il primo dal tubo neurale stesso e il secondo dalle creste neurali che migrano in profondità. Con il progredire dello sviluppo, il tubo neurale andrà incontro a proliferazione cellulare nella sua parte anteriore. Lo vedete rappresentato in questa figura, in cui viene illustrata la parte anteriore del tubo neurale, che da cilindrica inizia ad ispessirsi e le pareti inizieranno a presentare una struttura a vescicole. Il primo stadio è definito trivescicolare. Qui troviamo la parte anteriore dell'embrione, del tubo neurale dell'embrione, che presenterà tre distinte vescicole, ovvero tre riconfermenti che andranno a costituire le componenti dell'encefalo futuro. La parte caudale del tubo neurale, che non è rappresentato qui in questa figura, non svilupperà le vescicole e andrà a svilupparsi in midollo spinale, la seconda delle due componenti del sistema nervoso centrale che abbiamo appena visto. Quindi il sistema nervoso centrale, encefalo e midollo spinale derivano dal tubo neurale e le tre vescicole che vediamo rappresentate in figura andranno a costituire le varie strutture proprie dell'encefalo. Con il progredire dello sviluppo, le tre vescicole andranno ulteriormente a differenziarsi in cinque vescicole distinte, che corrisponderanno ai segmenti e alle parti costituenti l'encefalo adulto. La più bassa delle tre vescicole, nota come romboencefalo, è all'interfaccia con il midollo spinale e andrà incontro a differenziazione, dando origine ad una vescicola più caudale, quindi proprio all'interfaccia con il midollo spinale, che prenderà il nome di mielencefalo. Mielo fa riferimento alla somiglianza di questa vescicola con il midollo spinale. Da qui originerà il bulbo, la prima parte dell'encefalo ed il primo dei tre segmenti del tronco encefalico. Il romboencefalo darà anche origine alla vescicola metaencefalica. Questa si svilupperà nel ponte, il secondo dei segmenti del tronco encefalico, e nel cervelletto, una struttura del sistema nervoso centrale posta posteriormente rispetto al tronco encefalico e di derivazione romboencefalica. Il mesencefalo, invece, vedete, non andrà incontro a ulteriore differenziazione e andrà a costituire il terzo e ultimo segmento del tronco encefalico. Bulbo, ponte e mesencefalo andranno quindi a costituire la base dell'encefalo adulto, nota come tronco encefalico, mentre il cervelletto sarà connesso al tronco encefalico e situato posteriormente rispetto a questo. Il prosencefalo, invece, l'ultima e la più craniale delle tre vescicole, andrà incontro a differenziazione e formerà il diencefalo, una parte del sistema nervoso che diventerà talamo e l'ipotalamo, e il telencefalo. Telencefalo è una struttura particolarmente prominente nei primati e negli esseri umani, che si differenzierà ulteriormente in due vescicole telencefaliche che andranno a formare i due emisferi cerebrali. Le due strutture ovoidali più sviluppate nei primati e nell'essere umano. Quindi avremo il tronco encefalico, bulbo, ponte e mesencefalo, il cervelletto e il cervello con il talamo e gli emisferi cerebrali. Notate inoltre come il tubo neurale è una struttura con delle pareti e delle cavità, e queste cavità, per
permangono nel sistema nervoso adulto e andranno a formare i cosiddetti ventricoli cerebrali, ovvero delle cavità all'interno di ogni parte del sistema nervoso, la cui funzione è quella di drenare via gli scarti metabolici dei neuroni di ogni regione. Per cui anche l'encefalo presenta delle cavità, note come ventricoli cerebrali, che andremo a esaminare. Qui vediamo la rappresentazione del sistema nervoso adulto con le varie parti che abbiamo appena esaminato. Allora, vedete come il midollo spinale deriva dal tubo neurale e mantiene l'aspetto di un cordone cilindrico, mentre l'encefalo sarà costituito dai derivati delle cinque vescicole finali. Troveremo il tronco encefalico con il bulbo, il ponte ed il mesencefalo, il cervelletto osteo posteriormente, ed infine i derivati della vescicola prosencefalica, talamo e ipotalamo, formano gli encefalo, e gli emisferi cerebrali in derivazione dell'encefalico. Ricordate che gli emisferi cerebrali sono pari, il numero di due, uno per ciascun lato, e rappresentano la parte più sviluppata del sistema nervoso umano. Prima di prendere in esame i vari segmenti del midollo spinale e dell'encefalo, dobbiamo brevemente accennare alcune strutture di supporto, ma fondamentali per la protezione e per il normale funzionamento del sistema nervoso. Il sistema nervoso centrale, quindi il midollo spinale e l'encefalo, di cui abbiamo appena visto lo sviluppo, è rivestito da strutture concentriche adibite alla sua protezione, note come meningi. Sappiamo che il sistema nervoso centrale è situato all'interno di una scatola ossea data dalla cavità cranica e all'interno del canale vertebrale per il midollo spinale. Ma a separare il sistema nervoso centrale dall'osso stesso, troviamo le meningi, delle strutture che, come vi accennavo, hanno la funzione di distanziare il sistema nervoso, il tessuto nervoso dall'osso, e fungono quindi da protezione meccanica e da supporto strutturale e funzionale al cervello. In questa schematizzazione vediamo dall'esterno verso l'interno il susseguirsi degli strati ossei e meningi fino ad arrivare al cervello stesso. Come avete sicuramente visto nei video e nelle lezioni concernenti il sistema muscolo-scheletrico, le ossa rappresentano per il sistema nervoso l'apparato di protezione dall'ambiente esterno e rappresentano quindi la componente più esterna che andremo ad esaminare. Al di sotto dell'osso troviamo il primo dei tre strati meningei, noto come dura madre. Questo strato è il più esterno, il più solido e compatto, ed è dato da una lamina di collagene. In realtà due lamine di collagene sovrapposte, la cui funzione è quella di separare strati sottostanti dall'osso. La dura madre, in particolar modo, è adesa alla superficie interna della cavità cranica. Ed è strettamente adesa a questa.
Andando poi a studiare anatomia nel corso di medicina, vedrete come la dura madre forma dei sepimenti che servono a creare dei compartimenti all'interno della cavità cranica e mantenere in sede le varie parti dell'encefalo. Ad esempio, a separare in parte tra di loro i due emisferi cerebrali o a distanziare gli emisferi cerebrali dal cervello. Per ora vi basta sapere che lo strato meningeo più esterno, molto compatto e resistente, formato principalmente da collagene, è adeso all'osso. Esiste uno spazio tra la dura madre e l'osso che a livello della volta cranica, quindi a livello della cavità cranica e quindi dell'encefalo, è solo virtuale. Questo prende il nome di spazio epi o extradurale. Cosa significa che è solo virtuale? Virtuale significa che questo spazio non esiste, poiché la dura madre è adesa all'osso e si forma solo in caso di patologia. Ad esempio, la rottura di un'arteria meningea a livello della dura madre può portare alla fuoriuscita di sangue e alla formazione di un ematoma che andrà a scollare la dura madre dall'osso. E dunque separarlo, separarli l'uno dall'altro. In questo modo si va a formare lo spazio epi o extradurale in seguito, ad esempio, ad un'emorragia ed un ematoma extradurale. Ricordatevi però che a livello dell'encefalo e della scatola cranica, lo spazio extradurale è virtuale, non esiste a meno in caso, a meno di patologia. Al di sotto della dura madre troviamo invece uno spazio, noto come spazio subdurale, al di sotto della dura significa, che la separa dagli altri due strati meningei. Al di sotto della dura madre dello spazio subdurale troviamo gli ultimi due strati meningei, noti come aracnoide e pia madre, che qui vedete rappresentati in rosa e in viola, e che sono collettivamente denominati leptomeningi. Leptomeningi, il termine lepto deriva dal greco e significa nascosto, poiché essendo la dura madre così solida e compatta e opaca, ne impedisce la vista. Per cui si tratta degli strati meningei più profondi nascosti dalla dura madre stessa. La prima delle leptomeningi è l'aracnoide. L'aracnoide la vedete rappresentata qui in rosa, è caratterizzata da una tipica struttura trabeculata a cui deve il suo nome. Aracnoide, infatti, contiene il termine aracne. Aracne dal greco significa ragno, e fa riferimento alla struttura simile a un ragnatela di questo strato meningeo che la caratterizza. La struttura ragnatela dell'aracnoide fa sì che si sviluppi tra la membrana aracnoidale esterna, lo strato meningeo più profondo e la pia madre, uno spazio ben definito che prende il nome di spazio subaracnoideo. Lo vedete rappresentato qui in figura e vedete la membrana esterna dell'aracnoide e qui vedete le trabecole che danno questo tipico aspetto a ragnatela, alla meninge. Nello spazio subaracnoideo troviamo i vasi sanguigni sia arteriosi che venosi che sono diretti al tessuto nervoso sottostante. E troviamo il liquido cefalorachidiano. Lo vedete rappresentato qui in figura, in azzurro. Lo spazio subaracnoideo contiene il liquido cefalorachidiano, che è un fluido derivante dalla filtrazione del plasma sanguigno, la cui funzione principale è quella di drenare i metaboliti e i prodotti di scarto metabolico dei neuroni verso la circolazione venosa. Oltre a questa funzione di drenaggio,
Il liquido cefalorachidiano svolge anche una funzione di protezione meccanica ulteriore, separando il tessuto nervoso dalle meningi e dall'osso. Al di sotto dello spazio subaracnoideo troviamo l'ultimo strato meningeo da pia madre, un sottilissimo strato cellulare strettamente adeso alla superficie esterna del cervello. La vedete qui rappresentata in viola, questo è lo strato meningeo più interno, che segue in maniera molto accurata le irregolarità della superficie del cervello. Quindi, riassumendo, le tre meningi sono la dura madre, patimeninge, opaca, non è possibile vedere attraverso, fatta prevalentemente di collagene e fortemente adesa all'osso. Abbiamo poi le due leptomeningi, l'aracnoide e la pia madre, o meningi nascoste al di sotto. L'aracnoide, con la sua struttura trabeculata che ricorda una ragnatela, che contiene lo spazio subaracnoideo, i vasi sanguigni cerebrali, sia arteriosi che venosi, e buona parte del liquido cefalorachidiano. Vedremo tra poco come il liquido cefalorachidiano si situa anche nei ventricoli cerebrali di cui abbiamo accennato precedentemente. E infine la pia madre, lo strato meningeo più interno, singolo strato di cellule che riveste il sistema nervoso. Oltre alle meningi, dobbiamo considerare la presenza di cavità all'interno del sistema nervoso centrale. Queste cavità prendono il nome di ventricoli. Il termine ventricolo, come sapete già, è un termine anatomico generico che fa riferimento a una cavità all'interno di un organo. I ventricoli cerebrali sono le cavità che originano dal lume del tubo neurale di ciascuna vescicola encefalica durante l'embriogenesi, per cui ciascuna componente del sistema ventricolare, ciascun ventricolo, corrisponde ad una delle cinque vescicole che abbiamo preso in esame. A livello degli emisferi cerebrali troviamo due ventricoli laterali, uno per ciascun emisfero. Prendono il nome di ventricoli laterali poiché sono il numero di due, uno per ciascun emisfero, come vi dicevo, e non possiamo identificare un primo o un secondo ventricolo, essendo tutti e due più o meno allo stesso livello. Li vedete rappresentati qui per trasparenza in questo encefalo, in questa immagine del NET, uno dei migliori atlanti di anatomia. Vedete il profilo del ventricolo? Dei due ventricoli laterali presenta una tipica forma a C e possiamo riconoscere il ventricolo di sinistra ed il ventricolo laterale di destra. A livello del diencefalo, la seconda vescicola derivante dal prosencefalo, troviamo il terzo ventricolo. Questa cavità impari e mediana che si situa tra i due talami, tra le due masse nucleari del terzo ventricolo. A ciò fa seguito l'acquedotto cerebrale, che non è altro che il residuo del lume del tubo neurale a livello del mesencefalo. L'acquedotto cerebrale attraversa l'intero mesencefalo e mette in comunicazione il terzo ventricolo con il quarto ventricolo, che è la cavità ventricolare del rombo encefalico, che si situerà a livello del ponte, del bulbo e del cervelletto. Il quarto ventricolo è l'ultimo dei ventricoli propriamente detti, che si aprirà in basso nel canale centrale del midollo spinale, che non è altro che il residuo del lume del tubo neurale a livello del midollo spinale. E oltre ad aprirsi nel canale centrale del midollo spinale, si aprirà mediante degli appositi forami nello spazio subaracnoideo che abbiamo appena incontrato parlando delle meninge. Qual è la funzione dei ventricoli e delle comunicazioni che questi presentano?
All'interno dei ventricoli troviamo delle strutture specializzate note come plessi coroidei. I plessi coroidei secernono il liquido cefalorachidiano o cerebrospinale o liquor tramite la filtrazione del plasma sanguigno. La funzione del liquor secreto dai plessi coroidei all'interno dei ventricoli è quello di drenare i prodotti metabolici di scarto del sistema nervoso e permetterne il riassorbimento. Il flusso del liquor segue l'ordine dei ventricoli che abbiamo appena descritto. Parte nei ventricoli laterali, fluisce nel terzo ventricolo, dal terzo ventricolo all'acquedotto cerebrale, dall'acquedotto cerebrale al quarto ventricolo, e da qui continua o nel canale centrale del midollo spinale o andrà a raggiungere lo spazio subaracnoideo. Dallo spazio subaracnoideo il liquor verrà riassorbito nei vasi venosi della dura madre, noti come segli durali, da cui poi verrà convogliato verso il cuore. Andrà insieme al sangue venoso al cuore per poi entrare nella piccola circolazione, essere riossigenato e ripartire nella grande circolazione. Quindi ritornerà al sistema circolatorio. Il liquido cerebrospinale secreto dai plessi coroidei, segue quindi l'anatomia dei ventricoli, raggiunge lo spazio subaracnoideo e qui verrà riassorbito dai vasi venosi per poi essere riportato indietro al cuore. Adesso che abbiamo concluso questa breve parentesi sui ventricoli e sulle meningi, possiamo iniziare a prendere in esame le strutture vere e proprie del sistema nervoso centrale, partendo dal midollo spinale. Ripetiamo, sistema nervoso centrale dato dal midollo spinale e dall'encefalo. Il midollo spinale è quella struttura cilindrica che si sviluppa dal tubo neurale, e in particolar modo da quella parte caudale del tubo neurale in cui non si sviluppano le vescicole. Il midollo spinale si situa all'interno del canale vertebrale ed è protetto dalla colonna vertebrale, la quale avrete già esaminato nella parte relativa al sistema muscolo scheletrico. Il midollo spinale umano può essere suddiviso in cinque regioni funzionali corrispondenti ai segmenti omonimi della colonna vertebrale. La prima regione è nota come regione cervicale, in corrispondenza delle vertebre cervicali, la vertebra rappresentata qui in verde. La seconda regione prende il nome di toracica, la terza regione prende il nome di lombare, la quarta regione prende il nome di sacrale e un'ultima regione prende il nome di regione coccigea del midollo spinale, ma che nell'essere umano è atrofica. Dal midollo spinale originano, in corrispondenza dagli spazi intervertebrali, un paio di nervi spinali per un totale di 31 paia. Avremo quindi 8 paia di nervi spinali cervicali, 12 paia di nervi spinali toracici, 5 paia di nervi spinali lombari e 5 paia di nervi spinali sacrali. Questo lo andremo a vedere poi nel dettaglio per quanto concerne l'anatomia del sistema nervoso periferico. I nervi spinali fanno infatti parte del sistema nervoso periferico, ma rappresentano il mezzo attraverso il quale il midollo spinale andrà a comunicare con la periferia, quindi con il corpo.
La cosa importante da ricordarsi è che il midollo spinale riceve informazioni sensoriali ed invia informazioni motorie tramite i nervi spinali a tutto il corpo, fatta eccezione per il capo. Il capo, invece, sarà controllato dall'encefalo e dai cosiddetti nervi cranici, gli omologhi dei nervi spinali. Lo vedremo poi nel dettaglio nella parte alternativa del sistema nervoso periferico. Se prendiamo in esame una sezione trasversa del midollo spinale, possiamo apprezzare la topografia di questa struttura all'interno del canale vertebrale. Allora, vedete, questa è una sezione trasversa del midollo spinale con una vertebra annessa. E si vede molto chiaramente, questa è la superficie posteriore della vertebra, processo spinoso vertebrale, le due lamine vertebrali, e qui abbiamo il corpo vertebrale anteriormente. Quindi qui siamo, questa è la superficie posteriore, qui abbiamo la superficie anteriore. E vediamo all'interno del canale vertebrale il midollo spinale circondato dai tre strati meningei, esattamente come avveniva per l'encefalo. La principale differenza è che a livello del midollo spinale e della colonna vertebrale, lo strato più esterno, la dura madre, non è adeso strettamente alla superficie interna delle ossa, come avveniva nella scatola cranica, ma è separato dalla superficie interna delle vertebre dallo spazio extradurale che è occupato in buona parte dal tessuto adiposo epi o extradurale. Lo vedete rappresentato qui, sono queste masserelle gialle che indicano la presenza di tessuto adiposo tra l'osso e la dura madre. Questo fa sì che la dura madre non risenta dei movimenti della colonna vertebrale e dunque non danneggi il midollo spinale. Al di sotto troviamo di nuovo l'aracnoide e la pia madre nella medesima sequenza in cui l'abbiamo identificata anche nel bacio. Se prendiamo in esame la struttura del midollo spinale in sezione trasversa, vediamo come possiamo riconoscere una regione esterna di sostanza bianca e una regione interna di sostanza grigia. Ricordate la differenza che abbiamo fatto nel video precedente. La sostanza bianca è data da assoni e relative cellule gliali, la sostanza grigia è data dai corpi, i neuroni e le relative cellule gliali. Vedete come dal midollo spinale, da ciascun segmento del midollo spinale corrispondente ad una vertebra, origina una coppia o un paio di nervi spinali. E qui vedete il nervo spinale con le sue due componenti che vedremo a breve, una radice posteriore e una radice anteriore che si congiungono per formare il nervo spinale. Prendiamo adesso in esame la struttura del midollo spinale stesso. La sostanza grigia del midollo spinale ha una tipica conformazione a farfalla o a lettera. Si vede molto chiaramente la morfologia della sostanza grigia del midollo spinale in questa sezione trasversa, con le due ali della farfalla poste lateralmente, prendono il nome di antimeri, e una congiunzione a livello delle linee mediane che prende il nome di commissura grigia. A livello del midollo spinale, della sostanza grigia del midollo spinale, possiamo riconoscere per ciascuna metà, quindi per ciascun antimero, due corni. Un corno posteriore con significato sensitivo, ovvero contenente neuroni che ricevono stimoli sensoriali, ed un corno anteriore con significato motore, ovvero contenente neuroni che inviano comandi motori alle strutture periferiche, in particolar modo ai muscoli. Corno posteriore e corno anteriore.
ad eccezione del midollo spinale toracico, in cui troviamo un terzo corno, che qui non è ben rappresentato, che prende il nome di corno laterale. Questo è il corno che contiene i neuroni viscerali, sia motori che sensitivi, per il sistema nervoso autonomo. Per cui corno posteriore sensitivo, corno laterale viscerale, corno anteriore motorico. Qui rappresentato il corno posteriore ed anteriore. Oltre a questa suddivisione di base, possiamo riconoscere specifici nuclei con funzioni sensitive e motorie, somatiche e viscerali, con una precisa disposizione all'interno della sostanza grigia. Nel corno posteriore sensitivo troviamo i neuroni sensitivi somatici, quindi sensitivi per il corpo in posizione più dorsale, e sensitivi viscerali alla base del corno posteriore. Per quanto concerne invece i neuroni motori che formano i nuclei del corno anteriore, troviamo i neuroni somatici, motori somatici all'apice del corno anteriore, mentre motori viscerali in posizione più posteriore. Ricordatevi che i neuroni sensitivi e motori viscerali andranno a costituire il corno laterale a livello dei mieloneuroni toracici, in cui troviamo l'innervazione per il sistema nervoso autonomo, orto, simpatico. Lo vedremo poi nello specifico più avanti. Sulla base di questa suddivisione funzionale in un corno anteriore motorio e un corno posteriore sensitivo, possiamo iniziare a parlare della fisiologia, della neurofisiologia di base del sistema del midollo spinale. E cosa identifichiamo a questo livello? Le informazioni in entrata giungeranno ai nuclei sensitivi a livello del corno posteriore, mentre le informazioni in uscita, quindi la risposta da parte del nervo spinale, originerà dai motoneuroni a livello del corno anteriore. Come vi ricordate, il sistema che permette la comunicazione tra il midollo spinale ed il corpo è il sistema nervoso periferico, e nello specifico il nervo spinale. Andiamo adesso a prendere in esame per comprendere la fisiologia di base del midollo spinale. Il nervo spinale è una struttura mista, cioè è una struttura che contiene sia fibre sensitive che fibre motrici. Ed è costituito da due radici, una radice anteriore, motoria, che contiene gli assoni originanti dai neuroni motori situati a livello del corno anteriore. Li vedete rappresentati qui. Questo è l'assone tratteggiato che segue, forma la radice anteriore o motoria del nervo spinale e andrà a congiungersi con la radice posteriore sensitiva, fuoriuscendo dal forame di coniugazione della colonna vertebrale e andando a formare il nervo spinale misto. La seconda componente è quella sensitiva a livello della radice posteriore. Qui troviamo un ganglio annesso alla radice posteriore, in cui si situano i corpi dei neuroni sensoriali, la cui funzione è quella di recepire gli stimoli dalla periferia ed inoltrarli al midollo spinale. Il termine ganglio fa riferimento ai raggruppamenti di neuroni, in particolar modo dei corpi neuronali, che si situano al di fuori del sistema nervoso centrale. Per cui in questo caso il ganglio fa parte del sistema nervoso periferico e rappresenta una componente della radice posteriore o sensitiva. All'interno del ganglio troviamo i neuroni sensitivi che inviano una branca centrifuga alla periferia a raccogliere gli stimoli sensitivi e una branca centripeta a
al midollo spinale, portando questi stimoli sensitivi al midollo spinale stesso. La base per il funzionamento di questo sistema è data dal cosiddetto arco riflesso, ovvero dal contatto sinaptico che occorre tra un neurone sensitivo in entrata dalla radice posteriore e un neurone motorio che poi proietta tramite la radice anteriore al nervo spinale. In questo modo, lo stimolo sensitivo che proviene, ad esempio, da un muscolo è inoltrato al midollo spinale e, facendo sinapsi con un motoneurone del corno anteriore, determina una contrazione muscolare. Questo è, ad esempio, il meccanismo che sta alla base della regolazione del tono muscolare e rappresenta il livello di funzionamento di base del midollo spinale. Quindi una risposta motoria sulla base di una stimolazione sensitiva. I riflessi, ricordiamoci, sono involontari, non dipendono dalla volontà dell'individuo e non rappresentano altro che una comunicazione sinaptica tra un neurone sensoriale e un neurone motorio. Ma oltre a questo livello di funzionamento, semplice, sensoriale e motorio, esiste un secondo livello di funzionamento più elaborato che è quello che permette l'elaborazione sofisticata degli stimoli. Questi due sistemi, i riflessi e i sistemi più elaborati, esistono in parallelo e lavorano in sincrono. Allora vedete come l'informazione sensitiva, da un lato, viene inoltrata al motoneurone anteriore, in modo da generare l'arco riflesso, ma al tempo stesso viene inoltrata anche ai nuclei sensitivi del midollo spinale, e da qui partono delle vie ascendenti, che vedete rappresentato in blu, che portano l'informazione sensitiva ai centri superiori. L'esempio qui è quello della corteccia cerebrale, a livello degli emisferi cerebrali, dove questa informazione sensitiva diventerà cosciente. Noi saremo consapevoli dello stimolo che sta occorrendo. Gli assoni che dal midollo spinale vanno al sistema nervoso centrale, e in particolar modo all'encefalo, sono definiti ascendenti perché si portano dal basso verso l'alto e sono di natura sensitiva. È informazione che dai centri inferiori va ai centri superiori. Qui l'informazione viene elaborata, noi diventiamo ad esempio consapevoli di uno stimolo sensitivo e possiamo elaborare una risposta motoria sofisticata e più avanzata, ad esempio, di un riflesso, in modo da rispondere allo stimolo. Questo avviene tramite i sistemi o assoni discendenti, che vedete qui rappresentati in rosso, e che portano comandi motori dalla corteccia al midollo spinale. Questi sono comandi motori volontari, sono sulla base della volontà dell'individuo. Vi faccio due esempi per concretizzare. Il primo pertiene al livello di funzionamento di base, l'arco riflesso, il secondo invece al livello di inoltro delle informazioni ai centri superiori. Allora, stiamo cucinando e avviciniamo la mano alla fiamma, casualmente mentre stiamo manovrando le padelle e improvvisamente ci ustioniamo le dita e in maniera riflessa ritraiamo subito il braccio. Cosa avviene in questo caso? La mano che si avvicina alla fiamma, a livello della cute abbiamo delle terminazioni nervose libere che recepiscono gli stimoli termodolorifici, queste vengono attivate dal calore della fiamma. Portano l'informazione dolorifica tramite la radice posteriore, inoltrano questa informazione dolorifica al cuore nel midollo spinale, che a sua volta invierà un comando motorio direttamente ai muscoli del braccio, che porteranno alla ritrazione del braccio dallo stimolo dolorifico. Questo è un riflesso e avviene indipendentemente dalla volontà del soggetto e indipendentemente dalla coscienza. È un semplice sistema di difesa
che fa sì che l'organismo si protegga da un stimolo doloroso o danneggio, che potrebbe arrecare un danno. In parallelo, però, questa informazione sensitiva viene anche inviata ai centri superiori, ad esempio alla corteccia cerebrale, così che noi possiamo diventare consapevoli dello stimolo e dell'informazione e agire in maniera più finalistica per rispondere ad una determinata situazione. Per cui l'informazione relativa al dolore appena recepito viene inoltrata alla corteccia cerebrale, diventiamo consapevoli del dolore, percepiamo dolore e dunque elaboriamo delle risposte motorie o comportamentali complesse che possono portarci, ad esempio, a cercare delle strategie per alleviare il dolore. Ci allontaniamo dalla cucina, andiamo a prendere dalla cassetta del pronto soccorso cerotto da mettere sull'ustione o mettiamo la mano sotto l'acqua tiepida. Questa non è attività riflessa, è un'attività volontaria basata su movimenti guidati da un'intenzione cosciente in risposta ad un'informazione sensitiva che abbiamo ricevuto. Per cui vedete come il sistema di base riflesso e il sistema ascendente e discendente più sofisticato dei centri superiori sono presenti in contemporanea e lavorano in maniera sinergica. La sostanza bianca che si trova perifericamente al midollo spinale è data appunto da questi sistemi ascendenti e discendenti che inviano e ricevono informazioni dai centri superiori e fanno sì che noi possiamo controllare in maniera più sofisticata e soprattutto volontaria il midollo spinale. Per cui bene l'arco riflesso, ma anche i sistemi di integrazione superiori. Prendiamo adesso in esame questi centri superiori, che si sono sviluppati più avanti nella filogenesi e che rappresentano ciò che ci permette di controllare in maniera più sofisticata l'attività, ad esempio, del midollo spinale. Iniziamo parlando appunto dell'encefalo, della parte più basale dell'encefalo, il cosiddetto tronco encefalico. Se da un punto di vista quasi metaforico vogliamo paragonare l'encefalo ad un albero, gli emisferi cerebrali corrispondono alla chioma, mentre il tronco encefalico rappresenta appunto il tronco che sta alla base dell'albero. Questa struttura, impari e mediana, rappresenta la continuazione del midollo spinale. E infatti origina più o meno a livello della parte alta del forame vertebrale, in prossimità del forame magno, il punto di comunicazione tra la scatola cranica e il canale vertebrale. Il tronco encefalico deriva dal rombo encefalo e dal mesencefalo. Se vi ricordate, il rombo encefalo dà origine al ponte e dal bulbo, mentre il mesencefalo rimane mesencefalo e non si differenzia ulteriormente. Bulbo, ponte e mesencefalo rappresentano i tre segmenti principali del tronco encefalico, che può pertanto essere suddiviso in queste tre regioni distinte, con funzioni piuttosto complesse, ma che cercheremo di riassumere brevemente in questa slide. La complessità anatomica e funzionale del tronco encefalico è tanta che sarebbero necessarie almeno 10 ore di registrazione. Per cui considerate che quello che diciamo adesso è una versione molto sintetizzata che serve a chi ha intenzione di provare il test di ammissione a medicina. Se dovesse esserci un interesse più specifico,
vi rimando a dei testi più approfonditi di anatomia per questa regione. Il tronco encefalico è principalmente responsabile della regolazione dei circuiti cardiorespiratori e della pressione sanguigna. Ha una funzione quindi molto importante per la sopravvivenza. Lesioni del tronco encefalico possono portare a compromissione dei circuiti per la regolazione cardiorespiratoria che possono determinare la morte del soggetto. Lesioni del tronco encefalico sono solitamente fatali e molto pericolose. Il tronco encefalico regola inoltre le funzioni viscerali, controlla in parte il sistema nervoso autonomo, regola i ritmi sonno-veglia ed è responsabile di alcune funzioni fisiologiche di base come la deglutizione, la tosse e il vomito. Ciascun segmento, il bulbo, il ponte e il mesencefalo, hanno delle funzionalità specifiche che però non andremo a prendere in esame poiché ben oltre le necessità di questo corso. Il bulbo è la parte più bassa che è in continuità con il midollo spinale, qui non è rappresentato, ma è una rappresentazione idealizzata, non esiste un vero e proprio confine tra bulbo e midollo spinale, e rappresenta l'estensione più alta del midollo spinale, tant'è che il bulbo è definito anche midollo allungato. Qui troviamo numerosi nuclei dei nervi cranici che controllano ad esempio le attività del sistema nervoso autonomo e le attività, ad esempio, della lingua, della faringe, della laringe e così via dicendo. Il ponte, il secondo segmento del tronco encefalico, è una struttura che funge principalmente da raccordo tra gli emisferi cerebrali ed il cervelletto. Il termine ponte fa appunto riferimento ha la somiglianza tra questa struttura ed un ponte, poiché è caratterizzato da una serie di fibre che mettono in comunicazione gli assoni, mettono in comunicazione la corteccia cerebrale, gli emisferi cerebrali ed il cervelletto. Tra le funzioni principali del ponte è quella di inoltrare informazioni relative al comando motorio al cervelletto. Quindi informa il cervelletto delle attività motorie volontarie che originano, ad esempio, a livello della corteccia cerebrale. Il mesencefalo, terza e ultima parte del tronco encefalico, è responsabile, ad esempio, dei movimenti oculari. Troviamo in questo sito il nucleo, i nuclei del terzo nervo cranico per i movimenti oculari. Uno dei tre nuclei oculomotori, contiene anche la sostanza nera, una delle regioni dell'encefalo responsabili della regolazione fine dei movimenti, che andando a degenerare può dare origine alla malattia di Parkinson. Ciò che vi interessa sapere del tronco encefalico è quello che è descritto qui nella slide, senza entrare troppo nello specifico. Dorsalmente il tronco encefalico è separato dal cervelletto tramite il quarto ventricolo, lo vedete rappresentato qui, ed è in comunicazione con il cervelletto stesso mediante una serie di peduncoli, noti come peduncoli cerebellari, che mettono in comunicazione il cervelletto con ciascuno dei tre segmenti del tronco encefalico. Il cervelletto stesso ha funzione di coordinazione dei movimenti, controllo della postura e mantenimento dell'equilibrio. Tutto quello che effettua il cervelletto è silente, ovvero non è controllato dalla volontà e noi non ce ne accorgiamo poiché lavora in sottofondo senza che interferisca in qualche modo con l'attività conscia della corteccia cerebrale. Lesioni del cervelletto danno origine a delle sindromi definite atassiche. Ataxis significa perdita di coordinamento.
I soggetti in questo caso hanno difficoltà nel mantenere l'equilibrio, nel coordinare i movimenti, nel raggiungere e prendere gli oggetti, tutte funzioni svolte dal cervelletto e che ci permettono di vivere la nostra vita quotidiana e di eseguire movimenti complessi in maniera adeguata. Passiamo alle componenti di derivazione prosencefalica. Il prosencefalo, come vi ricordate, si suddivide in diencefalo e telencefalo. La componente diencefalica dà origine al talamo e all'ipotalamo. Talamo e ipotalamo sono delle strutture pari poste lateralmente al terzo ventricolo, che posseggono funzioni sensitive, talamo, e motori, l'ipotalamo. Il talamo, nello specifico, è la struttura principale di inoltro delle informazioni sensoriali alla corteccia cerebrale e agli emisferi cerebrali. Cosa significa? Che tutte le informazioni sensoriali, che ad esempio originano dal midollo spinale, come abbiamo visto poco fa, salgono lungo il tronco encefalico e si fermano a livello del talamo. Dovete immaginarvi il talamo come una sorta di reception. È qui che gli ospiti vengono accolti e vengono indirizzati nella camera che hanno prenotato. La stessa cosa avviene con le informazioni sensoriali. Il talamo riceve ciascuna informazione sensoriale, ciascuna tipologia sensoriale e le inoltra all'area corticale appropriata per la sua elaborazione. Per cui le informazioni visive verranno inoltrate alla corteccia visiva, le informazioni somatosensoriali verranno inoltrate alla corteccia somatosensoriale e così via dicendo. Ed è quindi la principale struttura di inoltro delle informazioni sensitive. L'ipotalamo, che prende questo nome perché si situa al di sotto del talamo, controlla l'omeostasi corporea, in particolar modo la temperatura, l'idratazione, l'appetito, ed è responsabile, ad esempio, del senso di sazietà e degli stimoli che ci portano all'assunzione di cibo. È responsabile del controllo della secrezione ormonale e infatti rappresenta il principale sistema di controllo dell'ipofisi. Andando poi a esaminare nello specifico il sistema endocrino nei video appositi, vedrete come l'ipotalamo e l'ipofisi formano un asse funzionale che permettono il controllo del sistema endocrino e dell'attività endocrina dell'intero corpo. È responsabile del controllo delle funzioni sessuali e anche del controllo di reazioni a stati emotivi. Quindi la componente reattiva viscerale ad uno stato emotivo. Pensate ad esempio alla sensazione di stretta la gola o di pelle d'oca quando si ha l'ansia, o la sensazione di calore che si percepisce nei momenti di rabbia. Queste sono reazioni vegetative agli stati emotivi che sono mediate dall'ipotalamo. In generale, l'ipotalamo è una struttura motoria che controlla il sistema nervoso autonomo, il sistema nervoso endocrino e alcune funzioni fisiologiche di base, come l'omeostasi corporea, l'appetito, le funzioni sessuali, gli stimoli sessuali e le reazioni emotive. L'ultima componente che prenderemo in esame è quella degli emisferi cerebrali. Abbiamo due emisferi cerebrali, uno di destra e uno di sinistra, nell'encefalo, e sono separati tra di loro dalla fessura interemisferica, quindi una fessura che separa i due emisferi cerebrali tra di loro. Gli emisferi cerebrali sono al tempo stesso però connessi da un ponte di sostanza bianca noto come corpo calloso. Questo in realtà è uno delle tante connessioni che esistono tra gli emisferi cerebrali. Permette la comunicazione tra i due emisferi. Fa sì che l'emisfero di destra sia connesso e informato di tutto ciò che avviene a sinistra e viceversa.
Quindi è vero che esiste una separazione tra i due emisferi cerebrali e che si distinguono in uno di destra ed uno di sinistra, ma rimangono connessi tra di loro mediante questi ponti di sostanza bianca, noti come commissure. Commissura significa un sistema di sostanza bianca che va da un lato all'altro e quindi congiunge due strutture omologhe. Il corpo calloso, che lo vedete rappresentato qui, che vi sto indicando con il mouse, è il principale e più grande sistema commissurale di sostanza bianca che mette in comunicazione i due emisferi. Alcuni piccoli aspetti terminologici. Il termine cervello viene utilizzato molto spesso per indicare gli emisferi cerebrali, mentre il termine encefalo, che è il termine più scientifico, fa riferimento al cervello, quindi agli emisferi cerebrali, al cervelletto e al tronco encefalico. Per cui evitiamo di utilizzare cervello e midollo spinale quando parliamo del sistema nervoso centrale, ma è meglio utilizzare encefalo e midollo spinale. Il cervello è un termine che è più propriamente utilizzato per indicare gli emisferi cerebrali. Qual è la peculiarità degli emisferi cerebrali? La superficie è caratterizzata dalla corteccia cerebrale, ovvero la sostanza grigia esterna che ricopre interamente gli emisferi. A differenza del midollo spinale, non abbiamo una sostanza bianca esterna, ma abbiamo sostanza grigia esterna, che prende il nome di corteccia. Vedete di nuovo la somiglianza con la terminologia, degli alberi? Tronco encefalico, chioma e in questo caso la parte esterna degli emisferi cerebrali prende il nome di corteccia cerebrale. Come potete vedere, gli emisferi cerebrali presentano una superficie convoluta, ovvero che non è liscia, ma che è caratterizzata dalla presenza di giri o convoluzioni e di solchi che separano i giri tra di loro. Qual è la funzione dei giri e dei solchi? È quella di aumentare la superficie degli emisferi cerebrali all'interno di un volume ristretto della scatola cranica. Cosa significa? Immaginate una coperta o una tovaglia. Se dovete metterla all'interno di un armadio distesa, così come è stata posizionata su un tavolo, diventa impossibile. Non ci sarà mai armadio abbastanza grande da contenere. Se invece la vostra tovaglia la ripiegate su se stessa, riuscirete a metterla anche all'interno di un comodino. Questo è esattamente lo stesso principio per cui l'evoluzione ha portato alla formazione di giri e di solchi a livello degli emisferi cerebrali. La girificazione non è altro che una strategia per aumentare la superficie riducendo il volume. Come la coperta ripiegata su se stessa, la superficie è la medesima, ma il volume occupato è nettamente minore. Questo è tipico dell'essere umano, che presenta una girificazione molto avanzata rispetto ad esempio animali filogeneticamente più primitivi, come ad esempio i roditori. La variabilità dei solchi è molto ampia, ma possiamo riconoscere e ricordare per le finalità di queste lezioni due fondamentali solchi, il solco centrale e il solco laterale. Il primo, solco centrale, divide gli emisferi cerebrali in una metà anteriore ed in una metà posteriore. Il secondo, il solco laterale, divide gli emisferi cerebrali in una metà inferiore e in una metà superiore. Mediante l'individuazione di questi solchi, possiamo riconoscere dei lobi. Quattro principali lobi visibili dall'esterno, l'esame esterno dell'encefalo. Ve li ho rappresentati qui con colori differenti e ciascun lobo è delimitato grazie a questi solchi, il solco centrale e al solco laterale. I lobi degli emisferi cerebrali svolgono funzioni specifiche
andremo a vedere adesso nel dettaglio. Come vi accennavo, possiamo identificare in totale quattro lobi principali riconoscibili dalla superficie esterna, che sono il lobo frontale, sito più anteriormente e davanti al solco centrale, il lobo parietale, sito più posteriormente e al di dietro del solco centrale, il lobo temporale, che si situa al di sotto del solco laterale, ed infine il lobo occipitale, che è il più posteriore dei quattro lobi che prenderemo in esame. Il lobo frontale presenta numerose funzioni. Le più importanti da ricordare sono le funzioni motorie e le funzioni cognitive avanzate. La prima area che prendiamo in riferimento è un giro definito giro precentrale che si situa proprio anteriormente al solco centrale. Questo giro corrisponde all'area motrice primaria. Invia i comandi motori al midollo spinale mediante le vie discendenti e fa sì che il nostro corpo risponda alla nostra volontà. Possiamo effettuare, grazie all'area motrice primaria, i movimenti volontari. La cosa importante da ricordare è che il controllo motorio è crociato, per cui l'emisfero di destra controllerà la metà sinistra del corpo e viceversa. Questo è importante da ricordare perché potrebbe essere una domanda all'esame. Il controllo motorio degli emisferi cerebrali è sempre crociato. Oltre alle aree motrici troviamo delle aree definite frontali e prefrontali. Queste sono le aree più sviluppate nell'essere umano e che svolgono funzioni relative al pensiero e funzioni cognitive elevate, come ad esempio il controllo del comportamento, sapere come comportarsi all'interno di una determinata situazione. Sapere cosa è appropriato e cosa non è appropriato in un contesto. Queste sono tutte funzioni cognitive elevate che sono tipiche del lobo frontale. Quindi, funzioni motorie e funzioni cognitive superiori, pensiero e controllo del comportamento. Il lobo parietale, invece, si situa posteriormente al solco centrale e anche qui troviamo un giro parallelo al solco centrale che rappresenta l'area sensitiva primaria. Questa è la regione che riceve le informazioni sensoriali da tutto il corpo. È qui che vanno a finire le vie ascendenti, quelle di cui abbiamo parlato precedentemente, che dal midollo spinale vanno al talamo e dal talamo raggiungono la corteccia o area sensitiva primaria. È qui che noi diventiamo consapevoli di tutti gli stimoli sensoriali che giungono al corpo. Anche le informazioni sensoriali sono crociate, per cui l'emisfero di destra riceverà le informazioni sensoriali di sinistra, e così via, e viceversa. Oltre all'area sensitiva primaria, il lobo parietale contiene delle aree responsabili dell'attenzione e della consapevolezza dello spazio. Sapere dove uno stimolo si situa nello spazio tridimensionale, è vicino o è lontano. Inoltre controlla le capacità attentive spaziali, prestare attenzione a stimoli all'interno dello spazio. Essere consapevoli, ad esempio, che alla destra si trova il libro, alla sinistra si trova la porta, e così via dicendo. Quindi il lobo parietale presenta l'area sensitiva primaria e aree relative all'attenzione e alla consapevolezza spaziale. Al di sotto del solco laterale troviamo il lobo temporale, qui rappresentato in verde, in cui troviamo anche in questo caso un'area sensitiva primaria. Questa è chiamata area uditiva primaria. Riceve le informazioni acustiche uditive e permette la percezione dei suoni. È qui nel lobo temporale che giungono le informazioni uditive,
che ci permettono di essere consapevoli dei suoni percepiti dal mondo esterno. Oltre all'area uditiva primaria, il lobo temporale svolge importanti funzioni inerenti alla memoria e, nell'emisfero di sinistra, le funzioni linguistiche. Qui, ad esempio, è dove noi associamo ad un suono un determinato significato. Sappiamo che il suono gatto indica un animale a quattro zampe con la coda e con il pelo. Collegamento tra il suono, gatto, e il significato che noi associamo all'animale è mediato dal lobo temporale. È qui che i concetti assumono significato. È qui anche che abbiamo i circuiti relativi alla memoria. In profondità nel lobo temporale troviamo l'ippocampo, una struttura che è responsabile delle funzioni mnestiche, ovvero delle funzioni relative alla memoria, la memorizzazione di nuovi eventi. Quindi area uditiva primaria e funzioni relative alla memoria e linguistiche. Le funzioni linguistiche sono localizzate soprattutto a sinistra. Infine, l'ultimo lobo che prendiamo in esame, più posteriore di tutti, qui rappresentato in giallo, è il lobo occipitale. Anche qui troviamo un'area sensoriale primaria che è l'area visiva primaria. E qui in questo lobo che vengono inviate le informazioni visive dalla retina e in cui gli stimoli visivi, gli stimoli luminosi, diventano un'immagine. Per cui gli stimoli luminosi che colpiscono la nostra retina diventeranno delle immagini visive a livello del lobo occipitale. Il lobo occipitale invierà poi, ad esempio, le informazioni visive al lobo parietale per localizzare gli stimoli e quindi sapere l'oggetto che noi stiamo osservando dove si trova nello spazio, e al lobo temporale per riconoscere gli stimoli, dare un nome all'oggetto e sapere che cosa farsene. Nel nostro campo visivo compare all'improvviso un cellulare. L'informazione inviata al lobo parietale ci dice dov'è il cellulare, è vicino o è lontano da noi. L'informazione inviata al lobo temporale ci dice invece come si chiama questo oggetto? Cellulare. Cosa serve? Beh, il cellulare serve a tante cose, a navigare, a chiamare, così via dicendo. E quindi associa all'immagine visiva un significato ed un nome. Quindi anche qui un'area sensitiva primaria, l'area visiva primaria e ulteriori funzioni relative al riconoscimento degli oggetti nello spazio, localizzazione spaziale e al riconoscimento verbale degli stimoli. Cos'è quello che vedo? E con questo abbiamo concluso la nostra sintesi dell'anatomia del sistema nervoso centrale. Nel prossimo video affronteremo brevemente quella che sarà l'anatomia e l'organizzazione funzionale del sistema nervoso periferico.